E ho, andiamo a comparar. E un caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980. E siamo stasera ancora qui ai nostri ormai famosissimi Let's Compare. Oggi parliamo, oggi, quando pubblicherò il video, parliamo di Micro Machines, un gioco di sviluppato da Codemasters, che è un software house britannica d'oltremanica, quindi nel 1991, stavo facendo un po' di casini, insomma è stato sviluppato per diversi sistemi. Io, come di consueto, parto con il primo, diciamo non è il primo in ordine cronologico, perché che è uscito comunque sì nel 1991, e questa è la versione appunto per il mitico Nintendone, il NES. Allora, chiaramente è basato sulle macchine, a chi che facevo, chi sono partito a rovescio, ho messo praticamente a retromarcia, è basato sulle mitiche micro machine, che sono appunto le macchine famosissime negli anni 80, insomma tutti ce l'avevamo, non dite di no assolutamente. E praticamente nel gioco si può giocare con le macchine, con avete visto adesso qua c'erano i motoscafi, ci sta i truck, i cosi di tutti i colori, insomma chi più ne ha più ne metta. Allora, questa è la versione del 1991, che è stata sviluppata appunto da copyright Codemasters, sviluppata dalla Camerica, oppure non so se uno è il copyright e un altro lo sviluppo, appunto per il Nintendo, per il NES, nel 1991. Allora, ecco qua, qua si sceglie insomma il personaggio con cui giocare e si va a fare appunto la qualificazione, che è quella che ho fatto prima. E adesso abbiamo, non c'è chiappo, io parto sempre del retromarcia, anche se invece dovrebbe partire con la marcia avanti. Allora, vedete, tutti i circuiti ambientati, praticamente sono ambientati in diciamo sopra, vedete, questo in questo caso è un tavolo dove ci sono appunto i cornflakes, che cazzico è, questi cereali, ci sono insomma i biscotti e altre cose, insomma diciamo che va un po', strizza l'occhio un po' a quello insomma che accadeva nelle nostre case in quegli anni, insomma, che quando si giocava con queste macchinine sopra il tavolo, sopra la scrivania e in diverse altre location, insomma c'è biliardi, diavoli, bestie, e tu chi più ne ha più ne metta, come sempre dico. Allora, prima versione stasera, preparatevi perché ne facciamo 8 per il nostro Let's Compare. E la prima appunto è questa per il NES. Facciamo un circuito massimo, una qualificazione, un circuito per, perché insomma non posso fare un video da 7 ore. Vedete, in questo caso sono arrivato primo e si può andare avanti. Vedete qua, dice quelli che riaprimi, insomma, sono qualificato, vedete, con i piedi in giù. E passiamo alla seconda. Allora, questa è la versione per Master System, sempre di Codemasters, del 1993. Già siamo 2 anni più avanti. Allora, vedete, chiaramente cambia un po', all'epoca insomma è sempre un 8-bit come era il NES, quello che abbiamo fatto prima, però diciamo c'era questa guerra insomma tra case produttrici. Chiaramente il NES è di casa Nintendo, il Master System appunto è di casa Sega, che all'epoca insomma c'era una grande rivalità, cosa che ancora è rimasta, però insomma diciamo che sono cambiate un po' abbastanza tanto insomma le cose. Allora, le macchine erano in ogni casa praticamente, e all'epoca soprattutto se riuscivi a giocarci in multiplayer, insomma che non ci giocavi da solo, era un gioco insomma che ci aveva il suo perché a livello di divertimento. Questa appunto è la versione per Master System del 1993. Vedete qua adesso le cose, non guardate, io vedete che parlano tutto semplice, perché dice cazzi con quanto è bravo Alessandro stasera, Ale è proprio veramente un campione, però diciamo che i primi circuiti insomma te li faceva fa anche con facilità. Poi dopo mano a mano vedete si aggiungono macchinine alla nostra collezione, infatti adesso ci sono le sports car e facciamo il secondo circuito e già comincia a cambiare un po' il registro, perché dove imparate insomma molto molto bene i circuiti, perché la pena era se no che cascavi di sotto. Infatti qua sicuramente io adesso non mi ricordo quello che ho registrato, però chiaramente la difficoltà aumenta, adesso non vedi che in maniera esponenziale, comunque aumenta abbastanza. Qui vedete ci stanno gomme, temperini, insomma una scrivania, diciamo un tavolo, una scrivania da lavoro per un ragazzino insomma dell'epoca.
e si immaginavano questi circuiti appunto fatti di penne. Vedete qua, sono cascato di sotto, un pavimento in stile anni 80 assolutamente, anzi forse in America anni 50, che si vede insomma in quei locali, in quei, come si chiamano, i dinners club, dinners come cazzi cosa dice, dove vanno a mangiare, a sedere sul bancone, insomma ci stanno spesso sti pavimenti a quadrati bianchi e neri. Allora vediamo un po', io intanto qua chiaramente ragazzi non posso, devo registrare chissà che, e infatti vedete passiamo direttamente a pie pari alla versione numero 3, versione per Amiga. Anche questa è una versione che ho stragiocato all'epoca con parenti, amici, compagni di classe, fratello, diavoli, bestie, chi più ne ha più ne metta, che questa è una frase che piace un sacco ai miei, a tutti voi insomma che mi seguite, sto diavoli bestie. Qualcuno mi ha chiesto pure che significa diavoli bestie, non significa niente, significa qua, e chi più ne ha più ne metta in dialetto. Allora eccola qua la versione Amiga, qualcuno ha storto un po' il naso per la versione Amiga perché dice forse le potenzialità della macchina erano molto molto più importanti rispetto a quello che poi invece il gioco è venuto fuori, però vi posso assicurare che è uno dei giochi che nel mio caro indimenticabile Amiga insomma giravano il molto molto spesso, ogni volta che si cennea, soprattutto quando eri con qualche amico insomma era d'obbligo farsi una bella partita a Micro Machine, te menavi, te sputavi, te facevi e peggio cose, e comunque era sempre un gran piacere. Allora vediamo un po' qua ho fatto appunto un circuito, andiamo a provare, proviamo a fare con lo sports car, andiamo a fare anche questo per Amiga, vedete cambia radicalmente la velocità e quindi anche la tenuta di strada e la manovrabilità insomma diversa, bisogna pigliarci molto molto mano con i controlli insomma prima di poter fare qualcosa di decente anche nei livelli insomma un pochetto più avanti. Ah, niente, chi sono cascavo di sotto, macchinetta l'emo spaccata in mille pezzi in mezzo all'imprecazione, chi contro una gomma, sto cascavo c'è un'altra volta, in mezzo alle imprecazioni più importanti insomma che uno potrebbe ricordarsi da piccolo insomma qua e DJ tutte. Che facciamo? Qua avevo cambiato, qua ho fatto pure un pezzetto di motoscafi perché qua insomma all'inizio non l'avevo fatto vedere e insomma e ecco qua la versione appunto per Amiga è tutta qua insomma molto molto bella e molto molto stragiocata insomma all'epoca. Eccoci, passiamo alla versione numero 4 che è per il Game Gear marcia, non so come si pronuncia, versione appunto per il portatile di casa Sega che all'epoca non ho posseduto il Game Gear, quindi come si dice? Game Gear, Game Gear, non lo so, ditemelo voi nei commenti perché io non lo so, e quindi l'ho giocata soltanto in emulazione molti 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 anni dopo, però devo dire insomma che è una versione che si difende molto bene perché è divertente, c'ha tutto quello che ci deve stare al punto giusto, al posto giusto, al momento giusto, quindi diciamo che chiaramente lo schermo un po' piccolo insomma un po' penalizzava anche la visuale e tutto quello che vi pare, però diciamo che all'epoca insomma ci si divertiva anche con questo, quindi non andiamo sempre troppo a fare spocchiosi a dire ah no io il Game Gear, il portatile, perché tanto insomma all'epoca era un come si dice un must per tutti, perché chi magari non poteva permettersi la console proprio da casa casalinga, da televisore, come fissa come volemmo chiamarla insomma c'erano insomma il Game Boy, il Game Gear, poi c'è stato il Lynx, insomma ci stanno diversi prima di arrivare alla BSP insomma non pensate insomma che se partiti dalla BSP, perché magari i più giovani potranno dire insomma adesso c'è la BSP che c'ha la potenza di una bestia sulle mani, all'epoca invece ci avevamo insomma il Game Boy, il Game Gear e un po' più avanti insomma proprio avanti poi il Game Boy Advance, insomma c'è stata insomma tutta una serie di passaggi che ci hanno portato insomma dove siamo arrivati. Allora versione del 1993 e passiamo invece a quella per Sega Mega Drive che è del Codemaster del 1993, quindi esclusa quella del Nintendo che del NES che è del 91, niente, chi pure ho sbagliato marcia ho sbagliato tasto e sono andato a fare praticamente la retromarcia, e dicevo che oltre a quella del 1991 del NES queste sono tutte del 1993, quindi a quelle che abbiamo detto adesso, quindi Master System, Amiga, Game Gear e questa che è appunto Mega Drive o Genesis, se l'avete comprato, se abitavate negli Stati Uniti, insomma lo chiamavate, lo conoscevate come Genesis, non come Mega Drive. Allora, anche qui posso dire che le potenzialità del Mega Drive erano molto molto alte,
o molto superiore a quello che si poteva fare. Infatti non posso dire che sia un gioco brutto assolutamente, però diciamo che magari da una macchina con una potenza così un po' più elevata rispetto insomma agli 8-bit, come nel caso dell'Amiga appunto, però Amiga, Master System, Amiga, Mega Drive, insomma, potevano anche inventarsi qualche compo di più per distinguere il gioco e mostrare anche un po' i muscoli della macchina su cui stava girando. Niente, io qui ragazzi, come avete visto, è un po' complicato, niente, come sbaglio con marcia avanti e marcia indietro, e dicevo è un po' complicato all'inizio prendere un po' confidenza, perché insomma come devi frenare, come devi girare, insomma è un po' difficile all'inizio, però vi posso assicurare che poi diventa una vera e propria droga, perché praticamente smettere è molto molto difficile, soprattutto, lo ripeto ancora una volta, se si gioca in cooperazione, quindi in cooperazione in multiplayer, quindi sfidandosi tra amici, conoscenti, parenti e diavoli vari. Allora vediamo un altro minuto, chi intanto c'è sto pezzo con sti righelli che non gli era proprio a farlo, sempre continuamente insomma fuori strada, e casco sotto il tavolo, la macchinina si spacca in mille pezzi e bisogna ricominciare da capo. Allora no, ricominciare da capo però, allora vediamo, eccola qua. Infatti mi sono classificato quarto, in questo caso bestemmie come se non ci fosse un domani, e però noi passiamo direttamente al prossimo, alla prossima versione. Eccola qua, versione per MS-DOS della sempre Codemaster del 1994. Qua già cominciamo con quest'audio che faceva incazzare come una bestia, però praticamente diciamo che il gioco in sé per sé, con i suoi difetti e con qualche pregio, insomma c'è tutto, quindi non ci potevamo lamentare. Chi lo giocava su un PC con DOS praticamente poteva, eccolo, insomma, avere questo che state vedendo insomma nella, in questi pochi minuti di video. Allora, questa era la qualificazione, vedete che c'è sempre in tutta, infatti qua lui, Walter, è super felice insomma di questa cosa. Qua scegliamo anche gli opponenti e andiamo a vedere insomma di fare il secondo circuito, cioè il primo, perché quella era la qualificazione. Vediamo, allora 4x4, quindi queste sono le 4x4, vedete, sono le macchinine appunto che riproducevano una 4x4, che io ragazzi stavo facendo un gran casino già così dall'inizio, quindi si vede insomma che non so proprio nelle mie corde questo gioco, però diciamo che anche se lo giocavi da solo, insomma facevi la modalità per poter sbloccare macchine eccetera eccetera, comunque era un buon passatempo, dai, diciamo così insomma, sempre meglio era giocarlo insieme con qualcuno, però diciamo che anche da solo c'ha il suo perché, dai, non buttiamo sempre merda soprattutto, perché insomma sono giochi che nascono come per giocarli in multiplayer, però diciamo ragazzi, niente, impossibile, che madonna fome, sono fermato su un'arancia, eccola qua, chi niente, namasbatte, biscotti, com'è che si chiamano questi waffle, diavoli, non so come si chiamano, vediamo un po' mano a mano che andiamo avanti, vedete, speriamo di esserci riusciti, però vedete, mi fa un po' difficoltà insomma a rimanere in pista, non è semplice, non era molto semplice guidare la macchina, soprattutto se conoscevi poco il gioco. Allora passiamo avanti, che famo, non mi ricordo, avevo registrato la versione numero 7, sì, adesso mi ricordo che l'avevo finita qua, la versione numero 7 appunto è per il 16 bit di casa Nintendo, il Super Nintendo in questo caso, è un gioco di Merit Studios della Ocean 1994. Allora vediamo un po', anche qua la macchina, insomma la potenza che c'aveva il Super Nintendo sicuramente potevano inventarsi qualcos'altro piuttosto che fare il gioco paro paro come era uscito già per Nintendo, come era uscito già su Game Gear, su Master System, insomma non aggiungeva grosse novità rispetto a quello che è insomma il gioco che era, niente, lì casco sempre in tutte le versioni, praticamente mi sono dovuto sempre schiantare sotto diciamo questo burrone che io chiamerò il burrone dei righelli, burrone con R solo, il burrone dei righelli praticamente, e ogni volta che lo vado a faccia vado sempre completamente giù a sbattere e mi ammazza continuamente, quindi devi perdere un sacco di secondi, ricominciare poi non è proprio cosa facile e buona. Allora vediamo un po', intanto se siamo arrivati un po' anche più in là, vediamo se sono riuscito a finire sta cosa. Nel frattempo qua non mi pare vero, ma mi pare che sto primo,
sul secondo giro siamo, ma non so come ho fatto e niente, chi ragazzi, comunque continuo sempre, anche loro però dai, almeno non sono l'unico, perché anche loro va cascando, infatti dai, sopprimo un'altra volta, vedi i caschi lassù indicano la tua posizione nella griglia, diciamo così, a occhi, casco da tutte le parti, cioè ragazzi veramente sto facendo un casino in questa registrazione che ho registrato prima e adesso la commento, non è in diretta come le recensioni, lo ricordo perché insomma se no sembra, qualcuno mi dice ma come parli così, cioè, in questo caso registro prima tutte le varie versioni, cerco di montarle e poi sul montaggio, dopo sul montaggio vado a mettere insomma il commento. Allora vedremo se è riuscito a finire almeno in prima posizione almeno questo livello in questa versione che è appunto per Super Nintendo, e infatti ero giù di sotto pure chi. Niente ragazzi, io mi muovo e coso come se stessi giocando adesso, sentite, no, che cazzi, allora stavo facendo veramente un casino e non mi ero nemmeno accorto. Allora, vediamo un po', adesso nel giro dei due curve sono passato ultimo, adesso qua sono riuscito a passarlo, dai che forse riesco a arrivare a secondo, oppure con una marachella, no, non gliela famo, secondo, dai, dicevo anche forse primo. Allora andiamo a fare l'ultima versione di questo Let's Compare, e appunto è Micro Machine per Game Boy della Ocean 1995, quindi questo è quello che è uscito temporalmente dopo di tutti. Quello che io mi domando è se serviva a riportare un gioco così, perché non lo so, vabbè, Game Boy io non so se serviva a portare un gioco del genere, perché insomma poteva essere bello giocarlo in cooperazione, però insomma con lo schermo così piccolo sicuramente non rendeva giustizia a un grande gioco come appunto Micro Machine. Allora vediamo un po' nel frattempo qua avevo registrato qualche minuto, qua devi scegliere sempre i tuoi opponenti, gli avversari, e andiamo a fare appunto le 4x4, questa è la gara insomma dei 4x4, vedete, no record yet, praticamente non ci sono record, e qua devi andare a vedere un attimo, qua capì il colore con lo schermo monocromatico, diciamo così, con questi colori, e niente, chi stavo facendo un casino, guidarla chi non è proprio cosa buona e giusta come si direbbe, infatti diciamo che sto facendo veramente un casino, però non è quello il problema, perché lo scopo di Let's Compare, come ho detto un'altra volta, uno che mi ha detto ma ci sarà un gioco che stai giocando, ma non è proprio un problema, perché non sono qui sicuramente a far vedere a tutti quanto sono bravo a giocarlo, ma sto qua soltanto per chi magari non ha visto mai la versione per Game Boy di un gioco, o la versione per Game Gear, o la versione per Master System, o diavoli, bestie, mettete voi, e serve solo insomma per onore di cronaca, come si dice, insomma bisogna parlare un po' di tutto, non dimostrare la bravura, per dimostrare quanto uno è bravo, chi che madonna ho fatto sopra le gocce, per dimostrare quanto uno è bravo, insomma ci sono dei canali appunto Worlds of Long Play eccetera eccetera, che vi fanno vedere tutti i giochi dall'inizio alla fine, insomma cercando anche di fare un buon record. Allora, come sempre succede in Let's Compare, che accade? Accade che alla fine del mio insomma del video e di tutte quante le varie versioni che abbiamo messo, vado a mettere i miei voti personali, quindi aspettate ancora un minuto o due, perché alla fine ci sarà appunto ci saranno le mie votazioni personali per ogni gioco. Allora, intanto cominciamo un po' a riordinare le idee, e diciamo abbiamo fatto questo Let's Compare, messo a confronto le varie versioni di Micro Machine, un gioco della Codemasters. Praticamente siamo partiti dal 1991 con la versione per Nintendo, passando nel 93 con Master System, 93 Amiga, 93 Game Gear, 93 Mega Drive, 94 DOS, 94 uguale Super Nintendo, e in finale questa che è del 95, che è la versione per Game Boy. Allora vi lascio come sempre alle mie pagelle, e intanto vediamo se ero riuscito a finire il livello, quello che avevo fatto, che non avevo fatto. Allora, i Let's Compare di Salagiochi 1980, New Best, vedete qua ho fatto pure il record, non me l'ho accorto, New Best, ho fatto il best lap, vediamo un po' se riusciamo a finire, no, il best lap sulla fine non l'ho fatta. Allora, Let's Compare di Salagiochi 1980, io sono Alex e vi lascio alle mie ormai famosissime pagelle, come sempre dico, è stato un grande, grandissimo piacere. Ciao!
E ho, andiamo a comparar.